com'è andata? È stata un'audizione abbastanza lunga, nel senso che le cose da dire sul Vibonese sono tante, come potete immaginare. Loro sono stati particolarmente attenti, probabilmente, per come mi ha anticipato, ma questo poi ve lo dirà il presidente Morra della Commissione parlamentare antimafia, probabilmente faranno un'altra giornata o altre giornate a Vibo, perché sono contento di questa attenzione che loro stanno dimostrando nei confronti del territorio, che è particolarmente problematico, come avete potuto vedere anche nell'ultimo periodo. È stato particolarmente proficuo, ho potuto constatare la vicinanza del Presidente e di tutti i membri della Commissione, che con molta attenzione hanno scandagliato un po' tutti gli aspetti problematici del territorio. Diciamo che è stata una bella giornata per noi da questo punto di vista. Naturalmente non possiamo chiedere cose che sono coperte da segreto, però le audizioni sul territorio, in cui il confine è sempre molto flebile tra le competenze della procura ordinaria e quella antimafia. Sì, questo è, ovviamente è sempre così, noi lo diciamo sempre, diciamo anche, l'ho ribadito, questo penso di poterlo dire senza problemi, della sinergia costante che c'è tra la procura ordinaria di Vibo e la distrettore antimafia di Catanzaro, non solo per il rapporto personale che mi lega a Nicola Gratteri, ma per le necessità che quotidianamente si pongono. Noi abbiamo uno scambio di informazioni continuo, cerchiamo di dare supporto alle indagini della distrettuale antimafia e da questo punto di vista diciamo che andiamo molto, molto bene, questo credo lo abbia riferito anche il procuratore Gratteri ieri. E poi ci sono tutta una serie di problemi che, oltre alla criminalità organizzata, riguardano invece il territorio di Vibo, che non sono solo criminalità organizzata e che però si pongono, come diceva lei, al confine tra la DDA e la procura ordinaria. Sono delle infiltrazioni, dell'amministrazione pubblica. Sì, anche quelle. E noi speriamo nel prossimo futuro di riuscire a dare alla luce i primi risultati. Ovviamente in questo usufruiamo anche delle investigazioni della Direzione di Settore Antimafia, del patrimonio conoscitivo e informativo che loro ci mettono a disposizione, quindi c'è una collaborazione continua e costante e bidirezionale. Si può ritenere che il territorio della provincia di Vibo Valentia sia un po' la punta avanzata di un'emergenza 'ndrangheta? O non è così? Diciamo che l'emergenza 'ndrangheta sul territorio di Vibo è da tanti anni la prima emergenza del distretto di Catanzaro, d'altra parte non ne ha fatto mistero neanche il procuratore Gratteri. Ci sono altri territori problematici, io mi sono occupato di altri territori della DDA che hanno analoghi problemi, però credo che Vibo da questo punto di vista è sicuramente quello più critico, ma forse a livello nazionale, non solo a livello locale. Lo sforzo investigativo della distrettore antimafia è stato, del resto lo avete visto e lo continuerete a vedere nei prossimi mesi, è stato notevole. Ancora, mi diceva il procuratore Gratteri, che addirittura investirà forse anche un altro sostituto oltre ai tre che già sono dedicati alla DDA, dalla DDA di Catanzaro sul territorio di Vibo. Questo significa che l'attenzione è tenuta alta nonostante i risultati che già si sono, cioè diciamo che non si sono seduti sugli allori. La Commissione ha dato indicativamente già una data, un periodo in cui potrebbe venire a fare questa... No, questo lo dovete chiedere, diciamo. Io non vorrei aver detto una cosa che non potevo dire, però penso che ve lo dirà il Presidente, che ho notato questa sua particolare attenzione e preoccupazione per il territorio di Vibo e lui mi ha assicurato che proprio per approfondire alcuni degli aspetti che sono stati illustrati oggi nel corso della mia audizione ci sarà un'altra seduta, un'altra, diciamo, segnale di attenzione sul territorio di Vibo. Avete
posto problemi organizzativi, organici? Assolutamente sì. Non, diciamo che il territorio di Vibo meriterebbe una dotazione di organico della magistratura nettamente superiore. E non mi riferisco solo alla Procura, perché la Procura, io l'ho detto ieri nel corso di una conferenza stampa, affronta il territorio che è il più alto indice di crimini violenti, oltre ad affrontare tutte le problematiche di una criminalità molto vicina a quella dell'Ndrangheta, ma c'è anche un problema tribunale, non solo procura. Quindi io avevo chiesto, quando è stata diciamo rideterminata la pianta organica, che venisse aumentato di un paio di unità la procura di Vibo, segnalando anche la inadeguatezza di quella del tribunale, perché voi dovete considerare che le indagini che fa la distrettuale antimafia, non c'è solo la procura di Vibo che manda un volume giudiziario notevole al tribunale di Vibo, c'è anche la DDA, perché il giudice naturale di Rinascita Scott e di tutte le indagini che ci sono state e di tutte quelle che ci saranno con 3-4 sostituti nuovi alla DDA, è il tribunale di Vibo, non è il tribunale di Catanzaro. La corte d'assise sì per gli omicidi, ma per i dibattimenti è il tribunale di Vibo, che se non viene rinforzato io non so come faccio a far fronte, abbandona la procura ordinaria, nel senso che magari non riesce a trattare, non potendo trattare tutto, tralascia quello, oppure non so come deve fare. Quindi questo è un problema, forse il principale problema che ho posto e che credo abbiano colto positivamente i commissari. Dopo Rinascita Scott in Polivotto c'è ancora quindi necessità di andare a fondo sul territorio vibonese come indagine? Sul territorio vibonese non si finisce mai. Devo dire che molto sta cambiando, noi l'Ndrangheta non la sconfiggiamo con l'operazione antimafia, purtroppo. Quelle aiutano, sono necessarie, sono indispensabili per dare un segnale. Bisogna creare le condizioni perché i ragazzi, i giovani non si avvicinano alla criminalità, e soprattutto che abbiano un'alternativa, che possano scegliere. E in questo molto ci deve mettere anche la politica e l'amministrazione. Il procuratore Gratteri dice sempre negli incontri, gli spazi che noi liberiamo voi li dovete andare ad occupare. Ecco, quell'occupazione deve avvenire non solo ad opera dei cittadini e della società, ma anche la politica e l'amministrazione devono far sì che quelle condizioni si creino affinché i ragazzi non si avvicinino alla criminalità organizzata. Sta cambiando molto, le istituzioni a Vibo ci sono presenti, sono unite, fanno fronte comune e fanno fronte comune anche con la direzione distrettuale. Da questo punto di vista secondo me le cose vanno benissimo, non bene. C'è però tanto da lavorare e tanto sta lavorando la direzione distrettuale antimafia ancora. Speriamo di arrivare ad un punto in cui non ce ne sia bisogno, o meglio, che si possa pensare di lasciare magari un solo sostituto per la DDA su VIP. Grazie. Bene, grazie procuratore. Arrivederci.